Ciao ragazze, bentornate su trucchi.tv. Oggi vi mostro il tutorial per realizzare questa bambola assassina con tanto di sangue appena bevuto e è tutto realizzato con make-up che utilizziamo tutti i giorni, magari non utilizzato così, magari. È il mio primo tutorial. Non sono una makeup artist, né tantomeno per trucchi scenografici, quindi abbiate pietà di me. E niente, comunque è estremamente semplice per una festa. Io l'ho pensato esclusivamente per magari se vado a una festa di Halloween, niente di elaborato. Se volete qualcosa di elaborato, YouTube è piena di molte cose elaborate. Bellissime, tecniche fantastiche, fantastiche. Io intanto mi bevo un po' di sangue che ho appena succhiato. Era sangue vero, era quella la sorpresa del video. Buonissimo. Allora, l'unica cosa di make-up che di solito non ho nella pochette è il sangue. Di solito. Per il resto c'è tutto. Per la base ho utilizzato un fondotinta un po' più chiaro del mio, infatti lo vedrete. E poi potete aggiungere il tutto mettendo dei bei dentini. Io ne ho comprato un paio, questi qua, È volata la è zucca. volata la zucca. Che mi fa scena. Potete mettere dei favori su dentini se volete essere proprio sexy sexy. Io eviterei perché sarebbe troppo bello. Facci vedere, facci vedere. No, amore, poi ti innamori troppo. Sì. Non ti è bastato così? No, in No, ti effetti. prego. E niente ragazze, se vi piace seguite il tutorial e lasciatemi i commenti e Magari in questo caso non lasciateli proprio, cioè non dite proprio tutto quello che pensate. vabbè, ok. E vabbè, magari scrivetemi da cosa vi travestirete voi. Ciao!